Ragazzi, bentornati. Oggi siamo qui a reagire ai miei vecchi video del canale, ma non sono da solo, infatti c'è un ospite. Salutate Ciao. Alessio. Vi lascio il link giù in descrizione, ma non perdiamo tempo. Oggi reagiamo a, non so, due o tre video, poi vediamo. Comunque, iniziamo dalla presentazione canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovissimo canale. Io sono Christian, ho 15 anni e allora finalmente ho aperto questo canale. Anche se non è il primo perché durante la mia carriera, tra virgolette, ho avuto tanti canali. Ma specialmente uno che ho continuato avanti fino a un anno e infatti l'ho continuato fino a l'ultima volta credo che era tipo gennaio. Sì, perché il canale a cui mi riferivo è quello che parlai, che E face. quello lì che aveva ancora tutto il tuo nome e cognome, Sì. eccetera. Sì, l'avevo visto anche la reaction di Sì. quei canali. Che Io esiste con ancora. uno mi sono studiato tutto il tuo canale in questi giorni. Ecco, Ah, considera che io questi video non li vedo da una vita. io li ho visti qualche giorno fa. Diciamo che tempo fa, ma 5 anni fa, in questo video eri a livelli di qualità un po' mediocre. Adesso di sicuro la qualità è aumentata. Decisamente, questa qualità già era insomma quello che era, però era, pensa che Sì, era molto meglio del canale che avevo prima, ok? meglio del canale che avevi prima, che l'avevo visto. Dio mio, che casino che era quel canale. Vorrei far notare che appunto video caricato 5 anni fa, quindi è passato un po'. Vabbè, quindi che cosa farò in questo canale? Porterò tanti contenuti diversi, però specialmente porterò contenuti che riguardano i giochi, tecnologia, alcune volte farò delle reaction e così eccetera eccetera. Reaction, boh, se ne sono viste quante? Una, forse. Eh Questa è la sì, seconda. due. 4 anni. Giochi che, vabbè, sono andati a sparire perché ho capito che era meglio per me concentrarsi su altro. E poi, vabbè, l'informatica, la tecnologia che continua a portare avanti tuttora. Del Ma intanto c'è Siri che, non so, parla da sola. tuo telefono. Sì, vuole essere partecipante. All'inizio è difficile andare avanti, quindi un video a settimana credo è anche troppo. E quindi niente, ci vediamo la prossima settimana con un gameplay forse. Non vi voglio dire nient'altro, quindi ciao. Un video a settimana che Allora, diciamo la parte del video alla settimana è un po' è un andata po'. a farsi benedire. Il mio canale, pubblico un video dal mio canale dalla scorsa settimana che ho fatto lo speciale 100 iscritti. Non so se l'hai visto, il mega scherzo. Sì, l'ho visto. Guarda, devo dire che è riuscito. Presentazione che, dai, pensavo peggio. È invecchiata un po' male, ma nemmeno È troppo. invecchiata malissimo, Sì. purtroppo. Mi dispiace. Sì, posso dire che pensavo peggio, forse alcuni video sono anche peggio. La reaction che avevi fatto, facciamo la Ah sì. reaction alla reaction. Che in realtà nel video originale anche lì stavo reactando in qualche modo. La tua vecchia installazione di Windows 10 si Sì, vede. che poi lo so qual è la cosa divertente, è che la stessa installazione è durata tipo 4 anni. Infatti esisteva fino all'anno scorso, che l'ho aggiornata Windows 11 e ha avuto ben due cambi di hardware. Questo stava guardando tipo. Ma io non c'ho Ma idea che perché tu stavo stavi guardando. là? Sì, sto Cioè, io mi sempre là. ricordo che una volta, cioè io spesso guardo tutto tranne che la webcam. Occhiali più grandi Io della guardo faccia, tutto tranne che la capelli webcam. proprio Cioè, pelati, nei miei video e poi puoi magliettone notare che io capacco. guardo lì perché c'ho il secondo monitor e c'ho OBS lì. Sì, ma guarda, pure io. Guarda, adesso un po' è migliorato, però ogni tanto capita quell'attimo Ogni tanto capita, a me sempre, devo Sì. migliorare. O me lo metto a icone così non vedo quel che sto facendo, ma poi come faccio a cambiare le scene? Alza e riabbassa. Mi devo comprare uno Stream Deck. Una volta utilizzavo una tecnica che registravo col telefono e mi mettevo di fianco allo schermo, così l'unica cosa che mi posso concentrare è il telefono. Ma io sono bravissimo a rimanere inquadrato sul telefono perché guardo qui nella cam. Il problema è quando devo, cioè, ok, c'è la cam lì, ma c'è OBS lì, devo vedere se sta riprendendo. Sposto un secondo la webcam nostra perché copre la webcam del video. Ma che vuol dire? Vabbè. Ovviamente porterò contenuti che riguardano i giochi, tecnologia. Tecnologia, ovviamente, da materia alle medie. Alcune volte farò delle reaction. Vabbè, ci sta, cioè. Vabbè, ci sta. Non è fatto niente. Mi sono accorto che in questi video c'è. Uno dei tanti difetti è che dovevo scandire meglio le parole, dovevo parlare più lentamente e far. È sempre stata, diciamo, una mia caratteristica che parlo velocemente. Infatti, sono migliorato abbastanza, penso. Sei migliorato un botto. Se vado a confrontare un tuo vecchio video con uno di adesso,
tutto un altro mondo. Sfondato, c'ha già la partner su 1 milione di iscritti, come potete vedere dal mio puntatore. Spoiler, dopo 5 anni ancora no, perché ma Ancora no. però ma manca pochissimo, manca pochissimo. Recata, recata con l'elegato, vedete. Oh, sì, 1000, sì, 1000, questo sta su Nintendo Switch, 1080p. mica stanno su PC. Sì. Ma pure io ero così 3 anni fa. Io Ma tre anni, tua già misericordia. da 3 anni faccio video. Io però non li montavo 3 anni fa, era questo il problema. Più che altro ai tempi, cioè, come facevi a registrare la console? Cioè, questo era l'unico modo che potevo fare. A parte che non so se già ai tempi c'era la scheda d'acquisizione. Sì, ma Boh. quella c'è stata parecchio. Il problema è che non Il è. problema è le risorse base. Sono due muri, messo uno qua, uno qua, non ci vuole manco uno sprint, un cazzo ci ha messo. Oh, cioè, vorrei dire, ai tempi, se facevi sta roba era. Cioè, vuol dire che era in fenomeno. Adesso diciamo è superato. Ma? Cazzo. Non so se hai visto. In questo momento c'era tipo internet che non c'era più. Ecco. Non c'era internet. Madonna. GG Windows, GG. Poteva essere anche colpa della mia connessione, che ai tempi davvero era qualcosa di incredibile. 2 mega. Sto zitto prima di dire altro. Non me lo Ah, perché a ricordavo. sta canzone di sottofondo, tra l'altro, mi hanno dato pure il copyright, mi hanno dato. Sei un No, coglione, ti danno il perché? copyright pure qua! Sì, incredibile. No, no! Cioè, che poi, vabbè, non me ne fregava niente, però ci avevano scritto che per questa canzone loro avevano monetizzato quel video loro, quindi i soldi di questo video li prendevano loro. Perché quella lì è la musica che viene usata su Ulisse alla sco e il piacere della scoperta. Sì. Ma poi cioè, la usavano tutti, quindi pensavo, vabbè, se potrà usare. Vabbè, la usiamo. No, monetizza quello che l'ha fatta. Ci rubano i soldi. Il video del netbook. Passiamo al video del netbook che è molto. Il primo che mi è capitato. Quel netbook l'ho portato all'esame di maturità e non è stata un'ottima idea. Sì, questo qua è l'antenato più antico, diciamo. Perché prima. Ricorda più nessuno. Andiamo Una volta c'è stato avanti. ancora qualcuno che si ricorda, però appunto ormai non si utilizzano più. Allora passiamo al mio netbook, che in realtà io già ce l'avevo, nel senso me l'hanno dato, non sono stato io a comprarlo oppure io a prenderlo da qualche parte, semplicemente me l'hanno dato. Questo qui è un netbook della MSI, il modello mio è MSI U100, che come si vede da questo sticker, vi faccio vedere. Eccolo. Windows Oh XP cavolo, dove sta? Mamma mia. Vabbè, sì. Come intelato. avete E visto. poi Windows XP preinstallato, però è uscito nel 2008 che già c'era Vista, quindi questo fa capire come. però insomma, quello lì ho seri dubbi che possa leggere Vista. Vabbè, comunque. La batteria sicuramente sarà rovinata. Infatti, quando è arrivata a me la batteria, non c'era. Spendere o no soldi per la batteria. Non ci spendete troppo sicuramente. Potete sempre utilizzarlo tramite la corrente, però questo. Vabbè, io ero obbligato a cambiare la batteria perché era morta quando mi è arrivato. Proprio Ma non esisteva. quelli che ho io hanno la batteria morta. Cioè li stacchi e ciao ciao. Che poi devo dire che quella che ci ho messo dopo durava anche tanto. Ma vabbè, c'è un Vabbè. processore che non consuma Vabbè, niente. sì, consumerà 2 watt forse. A questo punto Nemmeno perde completamente in uno. senso perché il bello di questo computer è che appunto è parecchio portatile, è piccolo, te lo puoi portare in giro. Potete anche cambiare il disco, metterci un SSD, che secondo me non so quanto può valere la pena in realtà. Che qua, vabbè, non l'avevo ancora fatto, ma poi successivamente l'ho fatto. Ma solo perché avevo cambiato l'SSD al computer mio, quindi quello vecchio è avanzato. Delle RAM di DDR2 si trovano, vedete, a due spicci per meno di 5 euro. 4 Nel frattempo posso aumentare un pochino. giga di RAM li pagate l'ira di Dio. Vi dico solo questo. Ma sì, DDR2. se vai a vedere, a volte conviene più comprare le DDR4. Infatti io sto valutando sul passare a 32 giga di RAM sul mio fisso, ma a sto punto anche 64, Ma cioè. sì, visto che ci siamo. Ho provato Windows 10, 32 bit, ovviamente, perché è un processore a 32 bit. E niente, inutilizzabile, i video su YouTube laggano, Vabbè, grazie vedete, al è tutto cavolo, molto Windows lento, 10 non si riesce a fare completamente su praticamente un niente. Atom NB70. No, sì, infatti era forse un po' troppo. Eccessivo, no. Allora, ragazzi, se volete usare
Nel 2023 un netbook per retro gaming Linux. Non potete andare al massimo Windows 8.1 a 32 bit. Sì. Che ho visto che ce la fa girare, ma dovete avere 2 giga di RAM. Sì, io infatti perché vi fa ce l'ho fatto girare. Giga. Con mia sorpresa andava meglio di Windows 7. Ma guarda, Windows 8.1, lato velocità, è meglio di Windows 7. L'ho provato sì. Su molti computer, anche con Core 2, 2 girano meglio. Sì, ma infatti... Infatti io tengo la ISO ancora nel mio secondo hard disk, nel caso me ne capiti uno in mano. Sì, ma infatti c'è cioè, Windows 8.1 a mani basse, la versione più sottovalutata di sempre, probabilmente. Vi dico che ho avuto anche problemi di driver, tipo webcam, vabbè, quella non funzionante, vabbè. Ma anche wifi non funzionante, solamente o tramite Ethernet o tramite qualche adattatore. Che poi, se ci ripenso oggi, è strano, perché io ho visto dei video di gente che lo installava Windows 10 e ho visto che il wifi funzionava, quindi boh. Sì, funzionava, ma perché forse avevano anche montato un SSD e quindi lì la situazione... Tutt'altro. Sì, ma secondo me forse se ci installi la 1507 va un po' meglio. Sì, la 1507 posso dire. Ok, aveva qualche bug, ma era bellissima. Era bellissima. Dalla 1511 ecco qua tutto il casino. Instabilità, sì. Lentezza e tutto. Poi ho provato anche con Cloud Ready. Che non lo conoscesse, praticamente questo sarebbe... Chrome OS, solamente una versione diciamo più open source che possono scaricare tutti. E quindi ho provato questo Chrome OS, che in realtà sarebbe più un Chromium OS. Vabbè, sempre la stessa cosa alla fine. E niente, Cloud Ready, che era, a quanto pare ho visto l'unica che supportava di 32 bit. Anche quello, il supporto è finito. E quindi non supportava niente, non supportava né alle applicazioni di Linux e né le applicazioni Android. Perché ovviamente non era più aggiornata la versione 32 bit. Quindi che cosa abbiamo? Niente, semplicemente... Un sistema operativo che non ci possiamo fare niente perché non possiamo installarci né applicazioni Linux né Android. E vabbè, che c'è... dai, sinceramente, le cose che si possono scaricare sono praticamente zero. Però alcuni netbook che hanno la CPU a 64 bit almeno il supporto da applicazioni ce le hanno. Sì, ma. Tipo l'Intel N450 è a 64 bit. Abbiamo fatto 3 video. Comunque, complimenti, Christian, per i 1000 iscritti. Sono ancora fermo ai miei 100 iscritti. Va bene, e niente. E vabbè, io ringrazio dovremmo a tutti. Dovremmo fare più collab insieme. Sì, si potrebbe fare ogni tanto. Un saluto. Un e saluto ci vediamo a tutti. Ad un prossimo video. Ricordate di lasciare un like, i commenti sono molto importanti e iscrivetevi al canale, dai, su.